Buon pomeriggio a tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova live. Il titolo lo recuperiamo. Ok, il titolo non ce l'ho, ma vi dico cosa succederà oggi, così vi do un breve preambolo nel frattempo che facciamo entrare un po' le persone. Allora, ci sono un sacco di domande che stanno arrivando al numero verde e a questo punto ho pensato di far intervenire due ospiti. Ciao ragazzi, faccio far intervenire due ospiti e speciali. E uno riguarda, lavora con strategia immobiliare, e tra poco ve lo presento, e anche la prima persona che durante il webinar, senza aspettare che finisse, ha acquistato il corso. È già arrivato, insomma, quasi alla fine, per cui voglio capire un po' da lui, un po' dalla persona che gestisce tutte le vendite di strategia immobiliare 2.0, quali sono le domande classiche, quali sono le risposte e tutta questa roba qui che penso sia utile. Vediamo che vi farà andare su un po' le persone. Ok. Ciao Alessandro, fatemi sapere chi c'è, chi non c'è. E se mi sentite, mi vedete bene, ragazzi. Se volete fare anche una bella cosina, fate un po' di share qui. Ok, sto andando su. Ok, siamo a 177 persone, a 200 parto, ragazzi. Grande Enrico, 228, bene. Ciao Loretana, come stai? Ok, aspettiamo gli ultimi due secondi. Allora, ringrazio tutti quelli che hanno creduto in questa cosa perché i feedback che mi stanno arrivando sono veramente interessanti. Io avevo un po' paura, vi dico la verità, l'ho già detto in un'altra occasione, che, come posso dire, fosse una cosa non semplice da trasmettere. Io ho cercato di fare del mio meglio, ovviamente, per semplificare dei concetti che non sono semplici. E soprattutto vanno importati da altri paesi, vanno sistemati nella realtà italiana e a quel punto vanno testati come ho fatto io, perché io ho un anno e mezzo che lavoro su questa roba qui. Ok? Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, a questo punto, se siete d'accordo, farei entrare il primo ospite speciale, ve lo presento, ed è il nostro Riccardo Vecchini. Ciao Allora, ragazzi, ciao ciao Simo. Riccardo. Ciao. Ciao a tutti. Allora, ti presento al volo per quelli che non ti conoscono. Riccardo Vecchini è il manager che gestisce tutto l'aspetto comunque delle vendite di strategie immobiliari 2.0. Per cui gestisce un team composto da altre tre persone, Claudia, Davide e Andrea. E è quello con cui io ho cominciato sostanzialmente qualche, ormai non lo so, forse non un Maggio. anno, maggio, No, ok? maggio, E maggio. maggio, e questo discorso per cui ci sta dando una gran mano, ma soprattutto è l'anello di congiungimento tra i contenuti e gli utenti che usufruiscono di questi contenuti. Per cui, se sei d'accordo, Riccardo, ti sfrutterei un po' e ti farei qualche domanda. Ok. Sì, assolutamente. Siamo qua apposta per aiutare le persone, insomma, a capire sempre di più quello che è il nostro focus, no? Assolutamente. Allora, mi mandi un messaggio ieri, un vocale, mi dici: guarda, Simone, stanno chiamando un sacco di persone al numero verde e molti di questi non hanno ben chiaro ancora che cosa tratta questo corso. Allora, vorrei capire da te quali sono le domande, Ricky, e diciamo più che ti fanno più spesso e quali sono magari i dubbi, quali sono le perplessità, quali sono quelle cose che può essere utile spiegare a queste 250 persone che sono live. Sì, assolutamente. Innanzitutto saluto tutti i ragazzi che sono collegati, magari qualcuno ho parlato in questi giorni. E niente, guarda, diciamo che le domande più frequenti, per esempio, quella che sento dire spesso è la paura di fare tutto loro, per cui sentono parlare quello che fa Simone, quindi Simone è un team, per cui devo fare tutto io, che cosa succede, sarò in grado di farlo. In realtà cerco sempre di spiegare a queste persone che poi sono degli imprenditori in realtà, tutti dal primo all'ultimo, perché chi vende e si porta a casa la propria pagnotta è un imprenditore, che devono conoscere esattamente quello che oggi il mercato sta richiedendo. Quindi oggi il mercato richiede di essere puntuali su una comunicazione differente e che è esattamente la comunicazione che noi stiamo portando avanti, o meglio,
che tu hai iniziato a portare avanti e che adesso abbiamo poi pacchettizzato, messo all'interno di Real Estate Attraction, e quindi è proprio il momento più importante, quello di dire: se io so che cosa devo fare, innanzitutto perdo molto meno tempo e posso anche chiedere magari aiuto o comunque farmi seguire da un'agenzia, ma in questo caso so esattamente che cosa chiedere, per cui possiamo splittare le due mansioni. Io, che sono l'imprenditore della mia agenzia, costruisco il contenuto e poi so anche come chiedere a un'agenzia, a un terzo collaboratore che cosa far uscire. Chiaramente costruisci il contenuto ed è qui il clou di tutto quello che racchiude Real Estate Attraction, no? Per cui tu dici comunque il messaggio che va chiarito è il fatto che bisogna sapere esattamente come funzionano le cose anche da un punto di vista strategico, ma da un punto di vista tecnico bisogna delegare questa roba. Assolutamente sì, perché se io riesco a fare questo, innanzitutto sono più performante, le mie energie, il mio tempo lo dedico alla creazione dei contenuti, perché sono i contenuti che mi renderanno autorevole, perché sono i contenuti che faranno passare i concetti che io voglio esprimere e quindi far capire alle persone alle quali andrò a impattare esattamente quelli che sono, non so, i miei valori, per esempio, le mie credenze, il mio metodo di lavoro, come gestisco la mia storia. Per esempio, ecco, mi dai un gancio, la storia, dove ne viene parlato all'interno del corso, è uno dei collanti più importanti, perché le persone normalmente non abbiamo noi il tempo. Cioè, quando si fa il lavoro, siamo impegnati, cioè io mi immedesimo in un agente immobiliare, è impegnato a fare tante cose nella giornata. Spesso e volentieri la gente non arriva a raccontare ad un cliente la propria storia, anche se magari avrebbe voglia. E mentre il video, piuttosto che un webinar, quindi all'interno di un webinar dedicare una parte chiaramente di questo, è importante, perché le persone si fanno un'idea di chi sei, di che cosa fai, di come operi, perché altrimenti ti conosco solo nel momento che tu hai avuto con loro il modo di fargli firmare il contratto e poi che gli vai a vendere casa. Solo là capiscono che tu sei veramente molto molto bravo, molto magari coerente, etico, trasparente, performante. Se lo facciamo arrivare prima, come sostieni tu, riusciamo a far sì che possiamo essere cercati anziché cercare. Allora, questo è un tema, secondo me, tra i più caldi. Il grande problema degli agenti immobiliari è pensare, io lo pensavo qualche tempo fa, per cui non mi vergogno, di poter sostanzialmente, grazie a una grandissima performance in presentazione, listing presentation, di convincere gli inconvincibili, ok? O quelli che avevano dei pregiudizi. In realtà la listing presentation può incidere un 20-25% sull'obiettivo finale, che è uscire con un incarico a prezzo al 3% in esclusiva. Quello che fa la grande differenza è tutto quello che succede prima. E tutto quello che succede prima, senza entrare nel dettaglio tecnico di tutto quello che, insomma, spiego, insegno all'interno di Real Estate Attraction, è propedeutico a creare un qualcosa di magico che io definisco ponte di affinità. Sì, sono d'accordo, assolutamente. Anche perché ieri, per esempio, scusami che ti do l'ultima che mi è successa ieri, ci sono state delle persone che mi hanno chiesto se queste informazioni sono vecchie. Okay. Nonostante le stiamo lanciando, ma ci sta, nel senso che fa piacere, certo, parlare con delle persone che ti chiedono queste cose e ti dicono: ma sono vecchie? Ma funzionerà ancora per me YouTube? Beh, la verità è che YouTube in Italia è appena partito. Assolutamente, quello è un treno assolutamente da non perdere, c'è una sezione specifica. E invece sul tema, Riccardo, collegato in qualche maniera a YouTube, che va un po' a toccare il discorso del mindset, perché molti hanno paura di andare in video, molti hanno paura di pensano di essere, come posso dire, non predisposti a questa roba qui. E come rispondi a queste persone che ti chiedono questa roba? Allora, a queste persone, questa qui è la domanda che da un lato mi piace tantissimo, mi fa sorridere,
capisco che le persone che non sono abituate ad avere un rapporto intimo con una telecamera, dico rapporto intimo perché in realtà se fai una cosa del genere per fare un video di YouTube devi prendere il tuo telefonino e fare questo gesto classico, no? Oppure avere davanti una telecamera. Che cosa dico sempre? Io quando facevo live, le prime live, non ero così sciolto come lo sono adesso e tranquillo. È la forza dell'abitudine che mi ha portato a fare questo. Certo. Anche quando sono davanti a una telecamera, prima ero un po' più acidino, ora sono un po' più tranquillo. Però non ho avuto nessuno che mi ha insegnato gli errori che io ho commesso. Per cui sapere già a cosa posso andare incontro è già vincere. Perché non li provo, ma li studio. Studiandoli posso subito riuscire a togliermeli, mi devo solo sciogliere. Sapere che cosa dire e come dirlo è un altro punto fondamentale per quella gente che magari non crede che un video possa funzionare. Un video non funziona perché stiamo dicendo le cose male e non nella corretta sequenza. Se invece noi andiamo a inserire nella corretta sequenza quello che noi vogliamo dire, allora il video impatta sulla gente. E questo glielo spiego senza mezzi termini, perché comunque lo vai a spiegare in maniera molto chiara, e per cui è un plus che tutte le persone che ad oggi hanno comprato sapranno. Chiaramente coloro che compreranno saranno avvantaggiati, coloro che magari decideranno di no avranno un problema. Allora, io su questa roba qui, siccome l'ho vissuta, io raccontavo qualche giorno fa del discorso che quando entrai in questa azienda qui, dove la mail ci voleva la foto, piuttosto che nel bigliettino da visita ci volevo la foto, io vi dico tremavo, nel senso che era una cosa che non sentivo mia. E poi a un certo punto ho capito che era importante e mi sono buttato. Io ho cercato proprio su Real Estate Attraction e vedo che è una cosa che i primi feedback che mi stanno arrivando è più apprezzata, creare proprio un qualcosa che noi abbiamo chiamato Mindset Revolution, che sono quei piccoli trick, quei piccoli accorgimenti che ti aiutano a diventare, secondo me la parola magica è, naturali davanti alla camera. Perché l'effetto di essere innaturali costruiti, parlando in maniera diversa rispetto a quello che facciamo di solito, piuttosto che usare termini che non usiamo, piuttosto che voler essere perfetti quando perfetti non lo siamo davanti al cliente, crea quell'effetto falso, che è la cosa che allontana le persone. Assolutamente. E mi fa piacere che mi dici questa cosa, almeno mi sono sbattuto per qualcosa. Insomma. Assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Anche perché l'autorevolezza non deve allontanare, ma deve avvicinare. Io devo attirare, non devo cacciare sostanzialmente. Quindi è un po' come quando si parla nel marketing, no? Noi dobbiamo essere dei gran pescatori, ma non dei cacciatori. Io devo lanciare una comunicazione forte per attirare e non devo sparare sul pubblico, per cui il Certo. corretto mindset ti permette di ragionare correttamente sui contenuti da veicolare per attirare la curiosità e aumentare poi le informazioni tue nei confronti dei venditori. Assolutamente sì. E questo penso che sia veramente un cardine e di tutto quello che siamo andati a fare. Altre cose, Ricky, che sono domande Sì, classiche che ti fanno? sarò in Questo grado. vedo che stanno entrando, cioè ci sono già i due ospiti segreti, ti faccio rispondere a questa ultima cosa, poi li facciamo entrare una a una e le presentiamo. Un'altra domanda è: sarò in grado di fare tutto? La risposta che quando la do, sorridono dall'altra parte, quindi vuol dire che, beh, innanzitutto gliel'ho data in modo simpatico, però è comunque una risposta abbastanza diretta. Dipende da te da quanto tempo tu ci metti nell'andare a provare le cose. Perché nella realtà dei fatti sappiamo perfettamente che le informazioni sono tutte buone, ma devono essere recepite correttamente, devono essere applicate e ripetute. Lo dico sempre anche ai ragazzi del team telefonico, dobbiamo ripetere molto spesso quelle che sono i 5-6 passaggi fondamentali che diventano automatici e che per cui dall'altra parte dobbiamo dare più l'aria di una consulenza prima che la persona compri il nostro corso. La persona se compra il nostro corso perché glielo abbiamo venduto, abbiamo sbagliato tutto.
dobbiamo averglielo venduto perché prima abbiamo fatto capire dell'utilità del corso. Allora sì che la persona poi si impegna. E questa cosa io la vedo anche nei confronti di un agente, nei confronti del proprio venditore, quando va a fare la sua chiacchierata per coinvolgere. Quindi sarai sempre in grado di fare tutto quello che andrai a studiare se lo studierai per primo e secondo se lo andrà a applicare. Ecco, quando io dico questa cosa, sento dall'altra parte che prima era una telefonata con tensioni. E dopodiché si rilassano e poi niente, molto spesso ci riusciamo a chiudere subito l'acquisto, o magari qualche volta, giustamente, la persona ha bisogno di pensarci magari 24 ore. Però trovo una persona dopo 24 ore diversa perché ha ragionato su quello che abbiamo magari sviluppato durante la telefonata. Assolutamente, voglio fare una premessa iniziale e una premessa, scusate, e quello che è stato raggruppato e che è stato messo a terra in Real Estate Attraction, semplificando dei concetti estremamente complessi e che qua in immobiliare in Italia non esiste, e sono una serie di cose che non c'è l'obbligo di farle tutte in una volta sola, ma la No. possibilità di andarle a pianificare nei mesi a venire, di dire questo mese mi concentro su questo tipo di azione. Su questo mese mi concentro su questo tipo di azione, su quest'altro mese mi concentro su questo altro. Per me la cosa importante è avere ben chiaro quali erano le azioni e soprattutto come eseguirle, da modo da farle una volta e averle fatte bene, cosa che purtroppo io non ho potuto avere perché io ho dovuto raccogliere, testare, aggiustare, ritestare, sbagliare e a quel punto, insomma, ti stiamo dando la soluzione pronta. Io penso che quando io vado a comprare un corso di formazione, io sto comprando il tempo della persona, sto comprando Certo. gli errori che non voglio fare di quella persona e sto cercando di accelerare quel processo che va da un punto A a un punto B, A dove sono adesso, B dove voglio arrivare. C'è un asse temporale, perché è ovvio che non si può fare così e sapere già tutto, ma questo mi dà modo di accorciarla in un tempo accettabile, insomma. Assolutamente. Facciamo entrare qualche Assolutamente. ospite che tu conosci. Vai, vai, vai. Facciamo entrare il primo. Allora, questo ragazzi è una persona, un agente, giovane, ma con le idee molto chiare. È stato il primo che ha acquistato Real Estate Attraction. Non era ancora finito il webinar. Lo faccio entrare, ve lo presento. Ciao ragazzi. Ciao Benvenuto ad Alessandro. Ciao a tutti. Alessandro. Ciao Ale, grazie di essere qua tra noi. Grazie a voi. Allora, se ti presenti un secondo, Alessandro, e ci racconti dove operi, da quanto operi e ci dai un po' un'indicazione velocemente del tuo excursus lavorativo. Allora, sono Alessandro Favetta, come si può leggere, ho 26 anni tra poco, non ho ancora fatti a ottobre, e quindi opero che avevo neanche 20 anni, dovevo ancora fare 20 anni, sì, quindi sono 6 anni praticamente, qualcosa di più. E in realtà quest'anno qua ho aperto anche la mia agenzia ad aprile e sta andando abbastanza bene. E volevo confermare quello che ha detto Simone, che il discorso per cui ho acquistato questo corso qua è proprio perché mi sono reso conto che ormai i metodi tradizionali stanno pian piano svanendo e la figura dell'agente immobiliare, secondo me, dovrebbe essere vista non come il classico, come dicevi te anche nel webinar, disturbatore, ma come vero e proprio professionista, perché comunque alla fine, se ci pensiamo, siamo veramente pagati bene. Noi personalmente prendiamo il 4%, quindi sì, sono una cifra molto alta. E pensare che una persona va a suonare campanelli, va così a mercanteggiare in giro, era una cosa che proprio veramente mi dava fastidio. Quindi sono stato il primo che non lo sapevo a comprare il corso. L'avrei comprato anche prima, cioè prima del webinar, perché era una cosa che veramente ce l'ho Ragazzi, qui dentro qua. questo è il significato di creare un ponte di affinità. Okay? Il webinar è la listing presentation. Prima c'è stato il lancio e lì probabilmente dei contenuti che hai sentito, che hai visto, alcune cose che ho detto sono andate a creare quel ponte di affinità. Il webinar è, diciamo, la listing presentation, okay? Sì, Per trasferirlo nel mercato esatto. immobiliare. E
Ok, per cui hai detto che sei nel campo da quando avevi 19-20 anni. Adesso tu sei un agente, un titolare, un team leader? Qual è? Titolare. Sei un titolare di un'agenzia? Ok, Sì. complimenti. Allora, Grazie. rispetto a quello che... Allora, innanzitutto tu non dimostri 26 anni dalla dialettica, quindi ti vedo bello centrato, è la prima volta che ti parlo e insomma mi dai tranquillità e sicurezza, ma penso che te l'abbia già detto qualcun altro. Merito tuo per Ok. l'autorevolezza. Allora, rispetto ai moduli che hai visto, Sì. e sapendo, andando a sbirciare nel tuo profilo, che hai fatto un po' di formazione, ho visto il tuo sito, eccetera, che cos'è che hai visto di diverso rispetto a quello che avevi visto sino ad ora? Cioè, Nello specifico cosa intendi? nel Cioè, negli senso altri che... corsi che ho fatto? Sì, esatto, adesso senza andare a citare i Allora, corsi, cosa sì, hai trovato di diverso? ok, ho capito. Dico la sincera verità, alcune cose, avendo fatto formazione, un po' si ripetono. Quello che cercavo io era proprio una cosa specifica, perché non è facile applicare su questo lavoro, perché le informazioni che magari tu prendi da altri formatori che ti insegnano web marketing, eccetera. E quindi sì, cercavo una cosa che mi permettesse di applicare quello che volevo applicare, evitandomi di fare gli errori che magari potevo fare non avendo un corso specifico effettivo su quello che è l'agente immobiliare, no? Quindi, come dicevi tu giustamente, condivido appieno, cioè l'obiettivo anche di comprare corsi, la motivazione principale per cui compri corsi è proprio quello di evitare gli errori, cioè. Secondo me, conviene di più spendere quei 1.000, 2.000 euro, quello che è, piuttosto che perdere tempo, perché tempo è denaro, e perdere anche soldi e demotivarsi perché non funziona questo, perché Ah, non funziona certo. l'altro. Alla fine io quello che sto comprando è la tua esperienza, il tuo tempo e i soldi che tu hai già speso. Gli errori, cioè non vado a fare cose che non funzionano. Vado a fare quello che funziona Certo, direttamente, e quello per me è una assolutamente. cosa che veramente vale la pena spendere quei soldi se uno vuole ottenere quello che stiamo cercando di Crescere, ottenere. chiaro. Esatto. Dei 23, 24, 25 moduli non mi ricordo. E qual è il modulo o la cosa che ti ha colpito di più? Che hai detto, ok, questa per me è veramente una novità. Allora, quello del non rispondere al telefono. Infatti, prima Riccardo mi ha chiamato e mi sa che non ho risposto io, ho risposto un altro. Allora, contestualizziamolo meglio, ok? Perché sennò non si capisce bene. C'è un modulo dove io spiego esattamente qual è la mia metodologia operativa, nel senso che io se voglio chiamare un primario, se voglio chiamare un avvocato di un certo tipo, se voglio chiamare un professionista di un certo livello, io non lo posso chiamare sul cellulare, perché questa persona è una persona che deve essere un minimo irraggiungibile. Perché è irraggiungibile? Certo. Perché ha tanti clienti e dal momento che ho tanti clienti io mi devo dedicare alla persona che ho di fronte, non posso stare col cellulare. Per cui faccio proprio l'esempio che ogni tanto vengono qui delle persone con due o tre telefoni, 15 anni fa potevi fare la tua scena, due o tre telefoni oggi non fai più paura a nessuno. Siete d'accordo? Ok. Quindi il riferimento che tu fai è sull'essere comunque un pochino irraggiungibili, perché il fatto di essere raggiungibili è una delle tante componenti per aumentare l'autorevolezza, giusto? Assolutamente sì. Ok. E altre cose invece, Alessandro, tipo hai trovato il tema di come realizzare un webinar, per cui dove spiego tutte le varie fasi, eccetera, è una cosa che ti è piaciuta? Beh, sì, perché secondo me, come dicevi te, per fare un webinar ci vuole veramente una settimana almeno di lavoro. E già il fatto di avere predisposto un webinar è una cosa che vale già il costo del corso. Perché sì, tempo e denaro, insomma, io sono uno che 400, piuttosto 400 slide, 400 slide fanno male da essere realizzati, anche certo. perché devi sapere cosa scrivere nell'ordine, poi anche mi ricollego al discorso del webinar, la conclusione, le cose da dire in conclusione, in Ah, ordine, no? certo. Per fare, Il perché valore fare trasformazionale. webinar è un discorso, però convertire è un altro, no? Quindi anche quello è un'altra cosa, cioè sono tutte cose che cercavo onestamente nel corso, Chiaro. ecco.
Io ci vo Sì, vai, vai, Ricky. do dopo, quando hai finito, anch'io ho una domanda da porre, Alessandro, però Allora, finisci io pure la tua ho sequenza. finito perché dopo facciamo entrare anche il secondo ospite, per cui se hai una domanda tu, Ricky. Sì, guarda, io ho una mia domanda curiosa. Torniamo un attimo a giovedì 23. Ammesso il concesso che tu hai detto e hai dichiarato prima in partenza anche sorridendo che l'avevi già comprato questo corso, anzi l'avevi già comprato anche molto prima, no? Però se dovessimo entrare un attimo nello specifico e dire giovedì 23, a che punto del webinar tu hai deciso di voler acquistare il corso? Perché sono stato io a rispondere e io ti ho venduto il corso, per cui dov'è che ti è scattata questa molla? Proprio per capire. Quando ho saputo il prezzo, no, perché io già lo volevo comprare prima. Cioè, se mi dicevi il prezzo, mi mettevo la screen prima. Se mi dicevi quanto costava, lo compravo subito. Cioè, senza tanto rompermi le scatole, perché diciamo la sera preferisco fare altro. Ecco. Ok, benissimo, perfetto. C'hai risposto. Buono, Grazie Ale ottimo. per la tua Grazie schiettezza. mille. Lasciamo andare. Allora, rispondo a una domanda e faccio entrare il nuovo ospite. Salve, vi sto seguendo da qualche settimana. Ragazzi, fate delle domande perché questo è il momento giusto. Vi sto seguendo da qualche settimana e sono parecchio interessato all'acquisto di Real Estate Attraction. Mi chiedevo se acquistando la formula Star posso fare l'upgrade al Superstar pagando la differenza grazie della risposta. E la risposta che ti do è chiama l'800-801-477, parli con Riccardo, Andrea, Davide, Claudia. E a quel punto ti fai dire da loro. Sinceramente non lo so, non so risponderti a questa domanda, ma sicuramente sapranno rispondere loro, ok? Però credo di sì, insomma, che ti possa fare. Mi metto il numero verde. Allora, a questo punto io, se sei d'accordo, Ricky, farei entrare il nuovo ospite, ok? Vai. L'ultimo ospite. Allora, pronti? Buongiorno. Grande, Buongiorno a tutti. ciao Paolo. Ciao Simone. Allora, Ciao Pierpaolo. c'è un po' di delta tra l'età di Alessandro e la tua, e quindi questo. Io ne ho 28, ne ho 28. Li porto male, ma ne ho 28. Allora, È il lavoro che consuma, no? è lavoro tanto. Aspetta che ci vedete perché mi Allora, ti rispondo vedo anche così. tagliato. Ecco, così, stai così per Paolo. Così. Allora, se ti presenti al volo, chi sei, dove sei, da quanto tempo fai questo lavoro, che ruolo hai, cosa gestisci, eccetera, così ti conosci un po' queste persone. Beh, innanzitutto grazie per avermi invitato. Ma grazie a te di E io mi chiamo esserci. Pier. No, è per me un piacere. Io sono Pierpaolo Po, sono attualmente broker dell'agenzia Progetto Immobiliare, sono un affiliato Remax di Modena. Faccio questo lavoro dal 1998, quindi qualche anno che faccio questo lavoro. Ho iniziato subito però in un altro brand. Mi sono avvicinato a Remax nel 2016 e da allora, diciamo, porto avanti questo progetto. E, il motivo per cui io sono molto entusiasta di aver fatto questo corso, nonostante che sono tanti anni che faccio questo lavoro, è difficile trovare, secondo me, nel settore immobiliare, a livello di formazione, un qualcosa che ti dia veramente qualcosa in più. Generalmente la formazione che viene data, che viene erogata, sono le classiche cose che ormai Script, obiezioni, tutta sta roba qui. sono ormai standardizzate, e invece sono rimasto veramente molto entusiasta. Innanzitutto è stato, come ti dicevo oggi per messaggio, è stato svolto proprio bene anche tutta la preparazione. Quindi io l'avrei comprato addirittura prima, quando vedevo tutta la fase della preparazione, perché mi piaceva molto cioè l'ho trovato un modo molto professionale di poter presentare un corso di formazione. Penso, sono d'accordissimo sul fatto che siamo arrivati a un momento dove bisogna cambiare un po' le regole del gioco, non si può più portare avanti il lavoro di agente immobiliare come si faceva 20 anni fa. Il problema è che non c'è, quindi questa è la prima volta che mi affaccio a un percorso di formazione che ti dia qualche cosa in più. Quindi fortuna vuole che tu abbia fatto questi investimenti in passato, di andare dai migliori in America, in Portogallo, eccetera, aver imparato questi segreti e in questo modo poter, in maniera anche forse un po' più veloce rispetto a quelle che hai fatto tu, assorbire le nozioni che sono importanti. Nel mio caso, al di là di apprendere io personalmente questi nuovi sistemi di lavoro, il mio obiettivo è quello poi di trasferirlo anche ai miei collaboratori.
quindi creare proprio uno staff di gente che possa fare la differenza sul mercato immobiliare, che purtroppo, scusate, c'ho i messaggi, che purtroppo, o per fortuna, è di un livello molto basso, e quindi diciamo che c'è molta concorrenza, forse negli ultimi tempi, col fatto che il mercato ha avuto un'altra inversione di tendenza in positivo, qualcuno è tornato a fare l'agente immobiliare, però il livello è piuttosto basso, quindi possiamo comunque sempre fare la differenza. Staccare la concorrenza? Ma io penso di sì, io penso, sono sempre stato un fattore della qualità del lavoro. Però è difficile fare la differenza quando tu utilizzi sempre lo stesso sistema di lavoro. La differenza la fai quando fai delle cose che in realtà non sapevo neanche io, perché io in realtà, a differenza del ragazzo che c'era prima, io ho trovato tutti i moduli. Cioè io per esempio lunedì sera ho finito l'una di notte per vedere l'ultimo modulo, il 24esimo, che tra l'altro durava 24 minuti, quando ho visto la durata ho detto cavolo, qua domattina è duro alzarsi. Qual è il 24esimo? È quello che fa il riepilogo di tutto, in pratica, e quindi è quello. Io li ho trovati tutti interessanti in realtà. Anzi, dai, dicene uno, e in qualità di agente immobiliare con una grandissima esperienza, perché comunque tu hai cominciato quando ho cominciato io. E insomma, 20-21 anni ti spaccano la faccia su questo settore qui. E qual è la cosa che proprio mi dici, cavolo, questa, poi ti dico anch'io quella che è stata per me, questa, se l'avessi saputa qualche anno prima, sicuramente avrei fatto veramente la differenza. Ma allora, dirne una è riduttivo, nel senso che tutto quello che io ho visto in realtà va al di fuori del sistema. Cioè io quando ho cominciato nel 98, in realtà ci ho cominciato dai campanelli, il campanello, il telemarketing, e ho avuto anche un'esperienza di capoaria nel brand dove lavoravo prima, e quindi ero anche uno di quelli che in realtà andavo a insegnare agli affiliati, titolari d'agenzia, a far andare bene l'agenzia. Ma era quello che sapevamo, fino almeno quello che sapevo io fino a settimana scorsa, magari lo potevi immaginare, ma non pensavo, andando così nel dettaglio, veramente come si potesse fare. In realtà la parte interessante che ho trovato è tutte quelle cose importanti con agente immobiliare, ovviamente di un livello, perché sono d'accordo che una persona, un neofita che si affaccia a questo lavoro non potrebbe mai fare tutte queste cose. Ma l'ho trovato interessante quando tu metti nei 10 punti il fatto di fare un libro, lavorare molto sul discorso dei feedback da parte dei clienti, la pagina del giornale, andare a lavorare veramente di crearti un qualcosa che in realtà non eravamo abituati a chiamare il classico cliente per fissare l'appuntamento. E oggi io ho perso in realtà molte persone all'interno dell'agenzia, cioè il tasso di mortalità all'interno dell'agenzia immobiliare con i neofiti è da nei primi 3 mesi la persona tendenzialmente la perdi. Se però riesci a fargli vedere questo lavoro non come uno che suona i campanelli, adesso io le 6 ho un colloquio e la classica domanda che mi fanno è: ma voi suonate i campanelli? Okay. E fino a 2 settimane fa gli avrei detto sì, ma facciamo anche quello. Oggi in realtà ho la possibilità, attraverso quello che ho potuto vedere, di dirgli sì, cioè devi imparare a fare i fondamentali, quindi devi comunque imparare a instaurare una relazione col cliente, essere anche abbastanza motivante per poterti incontrare con lui. Però c'è un lato di questo lavoro che può farti diventare un professionista di alto livello. Dipende se tu hai la forza e la voglia di poter apprendere quel livello lì, perché alla fine noi siamo più di 20 anni che facciamo questo lavoro, ma quanta merda, scusate, quanta merda abbiamo mandato e siamo ancora qua. Sono pochi quelli che hanno avuto la forza di dire ho mangiato merda, non la voglio più mangiare, voglio dare una svolta alla mia vita professionale. E per me, anche se sono tanti anni che faccio questo lavoro, per me è un piacere poter aver trovato qualcosa di così qualitativo. Quindi per me, anzi, se ce ne sono degli altri, io adesso cioè, adesso qua c'ho il cuore. Riccardo. No, no.
Chiamo 800-801-477. Allora, ci avrei una domanda io dopo per Pierpaolo. Vai, io ti dico, ma è già espresso, vai tu Ricky. Poi rispondo, ci sono un po' di commenti e rispondo. Ma posso rispondere prima ai commenti, Ricky? Così, oh, sì, non c'è nessun problema. Tanto è abbastanza. Allora, bello. Massimo Pertillo, ciao, metodo operativo di Simone, mi piace tantissimo, farmi per dare un suggerimento, vi sapete che questi videocorsi andrebbero contattati periodicamente per dare un supporto dei suggerimenti a chi fa più fatica ad applicare il metodo. È importante perché si perde per strada, sicuramente non acquisterà altri videocorsi. Inoltre per voi un feedback per capire cosa, se hanno un riscontro positivo. È giustissimo. E adesso non so se sei un macchinente Massimo o meno, però il concetto qual è? Che è chiaro che la cosa va strutturata. Ci sono dei percorsi che noi abbiamo fatto, che sono i protocolli, non è questo il tema, dove la cosa è leggermente diversa. Detto questo, chiunque è all'interno dei nostri corsi di formazione, qualsiasi esso sia, ha un venditore telefonico di riferimento, Riccardo, Davide, Andrea e Claudia, in qualsiasi momento può scrivere, mandare messaggi, eccetera. Io con loro mi sento tutti i giorni, per cui se c'è qualcosa che non è chiaro, c'è da fare un approfondimento, capisco che è un tema caldo, ci facciamo una live, un bootcamp, quello che volete, ragazzi. L'importante però è non solo pensarlo, ma anche farlo, questa cosa qui, ok? Altra cosa, Alessandro, quanto dura ogni modulo? Mi sembra di aver capito che chi l'ha acquistato pochi giorni fa abbia già terminato, approfondimenti e sviluppi a parte. Penso che sia una roba di 5-6 ore, vada a memoria così. Il problema, ragazzi, che è 5-6 ore dove io ho riassunto 6.000 ore. Per cui, siccome non mi piacciono tanti preamboli, io cerco di riassumere al massimo, perché so benissimo che se la tengo lunga, se la tengo larga, non ci arrivate in fondo e non l'applicate. Per cui sono 5-6 ore, poi tu, Pierpaolo, avevi il pacchetto Star o Superstar? No, io quello Superstar, tutto voluto. Ok, per cui, per esempio, quello di Superstar dura di più perché poi dopo ci sono le consulenze mie e del team marketing che, messo a terra e capito il corso, che va visto almeno 3-4 volte, ve lo dico, perché la prima volta che si vede un videocorso si capisce il 10%, ok? Bisogna vederlo, io quando compro un corso, un videocorso, lo vedo almeno 4-5 volte. E per cui la risposta è questa. Ricky, domanda per Paolo. Sì, aggiungo io su questa domanda. Un buon corso non è assolutamente valutabile sulla quantità di ore. Io di corsi, di infocorsi, nella mia carriera ne ho venduti, direi, un bel po'. Può essere anche valido un corso che dura 45 minuti e anche 30 minuti. Adesso, Alessandro, sentirai, vi potresti pensare... che sto dicendo un qualcosa di così, di un po' che sto arrivando dalla luna come dichiarazione, però nella realtà la differenza che ti posso dare per scontato è che le informazioni che trovi all'interno dei corsi di strategie immobiliari sono informazioni veramente ridotte all'osso, ma per il semplice motivo che sono quelle che ti servono. Non ci sono, come ha detto Simone, preamboli, premesse, tanto per far durare il corso 14, 18, 20 ore, perché lo andiamo a scrivere nelle landing page di solito, no? Certo. Ok, quindi sono veramente informazioni veloci, verticali, molto profonde, da una persona che ha battuto il marciapiede per 21 anni, giusto Simone? Non so se ho detto... Allora, facciamo 17, dai. 17, per cui ecco, sono informazioni che portano assolutamente risultati, gli studenti e coloro che io quest'estate ho intervistato lo hanno assolutamente... confermato. Per Pierpaolo invece mi è rimasta impressa questa dichiarazione che hai detto un attimo fa, che il lavoro dell'agente immobiliare, almeno se ho capito bene, volevo appunto essere sicuro, in Italia è un po' scadente, ho capito bene? Diciamo che la è a livello basso, media. Scusa, livello basso hai detto. Ecco, sì. Nello specifico, degli agenti immobiliari, in generale. Sì, assolutamente, ok. Un qualcosa nello specifico che tu ritieni veramente essere basso, cos'è? Per te, dalla tua esperienza. Allora, io ti posso dire che io definisco a volte alcune situazioni guerra tra poveri, cioè io non entro nel merito, nella guerra tra i poveri, ok? Quindi il fatto di vedere agenti immobiliari che svendono completamente il proprio lavoro, la propria professionalità, in realtà non è penalizzante un po' per tutta il nostro settore. E quindi è quello un po' il problema, che ci sono persone, ci sono anche degli improvvisati, c'è gente che non investe nella propria formazione, c'è gente che fa questo lavoro solo esclusivamente per soldi. Ora,
tutti lo facciamo perché abbiamo famiglia e quindi dobbiamo ovviamente guardare anche il lato assolutamente economico. Però secondo me ci vuole anche un'etica professionale, quindi se tu decidi di fare un lavoro dove vai a intaccare il bene più prezioso che può avere una famiglia, devi avere l'intelligenza e l'etica professionale di avere il rispetto della situazione con cui ti vai a interfacciare. Okay. Con questo vuol dire che la maggior parte della gente è solamente a caccia di provvigioni e a volte fa delle cose non molto belle e rovina la nostra professione. Ok, sono d'accordissimo. C'era una slide nel webinar che era quella nella piscina di fango dove si strappavano le pagnotte di pane, non so se vi ricordate, ed era quando ho fatto quella cosa. In questo momento che mi hai ricordato questo passaggio, l'ho fatta proprio per quella cosa lì, ok? Cioè proprio vedere la concorrenza, quella bassa, che ti, passatemi il termine, ci sputtana assolutamente a tutti. Allora, io ringrazio anche te, Pierpaolo, siamo in chiusura. Grazie mille. E tra le domande che sono arrivate, che non sono riuscito a mettere, c'era anche quella relativamente a come mai hai deciso di fare una cosa di questo tipo, come mai comunque sei sempre, tra virgolette, a guardare altre cose. Ve lo spiego. Ci sono due cose principali. La prima cosa, che io vivo sempre in una piccola paranoia, salutare però, ragazzi, salutare, che è quella di avere la paura che di svegliarmi e ci sia qualcuno nella mia città che sia diventato un po' più bravo. Questa piccola dose di paranoia quotidiana per me è sempre una grandissima benzina. Per cui cercate di averne un po', di non essere troppo sicuri di voi stessi, perché quando si è troppo sicuri di voi stessi, alla fine non si tengono le orecchie aperte per capire come sta cambiando il mondo. Ci sono un miliardo di esempi, blockbuster, tutto quello che volete che sapete già a memoria. La seconda cosa importante, che per me è un flash, che mi viene in mente non tutti i giorni, ma quasi. Qualche anno fa io feci una bella vacanza che mi tolsi proprio un ospizio, ragazzi, anche perché mia moglie mi rompe i maroni, cioè la dico proprio tutta, non era proprio tutta farina. Anche a te ti rompono un po', Pierpaolo, che ho visto che hai sorriso. Sono sposato da 13 anni, quindi... Ok. Quindi ogni tanto ste donne, torniamo a casa tardi alla sera, bisogna portarle in vacanza, portatele perché è importante. Comunque vado in un posto abbastanza bello, e il posto, c'ero io, a quei tempi avevo 37-38 anni, ero circondato da persone di 80-85 anni. Quelle persone di 80-85 anni si erano tolte quello sfizio a 80-85 anni e per andare dalla stanza al buffet ci mettevano 30 minuti, ok? Io ogni mattina quando mi sveglio ho una piccola dose di paranoia e penso che io non voglio arrivare a togliermi le mie ambizioni e i miei sogni a 85 anni, ma lo voglio fare prima, e se voglio fare questo sono costretto a farmi un culo, o chiamiamolo come volete, in questo momento qui. Io, ragazzi, vi saluto tutti, è stato un piacere. Ciao Ricky, ciao Ale, ciao Paolo. E Real Estate Attraction, vi metto il link, vi metto il numero verde, stalkerate Riccardo per tutte le informazioni e tutto il team telefonico, mi raccomando, stalkerateci. Esatto. Metto il coso e il numero verde lo avete. Vi ringrazio a tutti, statemi bene e ciao a tutti, ragazzi. Buona giornata, ciao, buon lavoro. Ciao, grazie, ciao.